Buonasera. Buonasera, benvenuti. Io sono Armando Buonaiuto, curatore di Torino Spiritualità. L'appuntamento non è collegato al festival, ma mi fa piacere dirlo ugualmente. E con noi questa sera c'è Paolo Nori. Io credo che più o meno sappiate tutti da dove origina la vicenda che ci porta ad avere Paolo quest'oggi. Lo dico per i pochi forse che non hanno seguito la questione, ma sostanzialmente quello che è accaduto è che all'inizio del mese scorso Paolo avrebbe dovuto tenere un ciclo di appuntamenti a Milano Bicocca su Dostoevskij, appuntamenti che poi sono stati soppressi. Il corso è stato eliminato per ragioni, la spiegazione che hanno dato Paolo era per evitare polemiche, tensioni e polemiche che effettivamente in questo periodo fioriscono abbastanza facilmente quando si parla o si allude a una presenza russa, ecco, che si tratti di una presenza in un corso universitario, che si tratti di una presenza in un campo sportivo o in un festival culturale o più in generale nel nostro immaginario condiviso, che forse in questo momento è il territorio che più sconta, dove è più urticante l'intrusione della russità, ecco, che in questo momento suscita delle strane e inquietanti impressioni. Questa volta oggetto di questa soppressione è stato Dostoevskij, che per carità può piacere e può non piacere, cioè è legittimo anche che uno non abbia voglia di leggere o di sentir parlare di Dostoevskij, spiace per quelle persone lì, però è legittimo. È legittimo perché Dostoevskij ha una tale incandescenza dal punto di vista narrativo, ha una tale capacità di comprimere le contraddizioni dell'animo umano sopra la pagina, che può essere difficile averci a che fare. Per quieto vivere uno potrebbe decidere che preferisce non leggere Dostoevskij, però per quelle stesse ragioni che ho detto lo si ama anche moltissimo, e penso che e poi noi che siamo qua, scusa, se a loro piaceva, perché hanno invitato loro a fare, quindi cioè non è che hanno perché non è stato un immediato capovolgimento di fronte. Ma infatti a me sembra che il problema lì sia stato non sia stato neanche una questione di temere le parole di Dostoevskij, o almeno quello avrebbe voluto riconoscergli un ruolo antagonista. Qua a me è sembrato, da come l'ho vista io, semplicemente una un po' pallida incuranza, no? per la qualità di quelle parole, che erano parole che forse dal punto di vista di chi ha deciso di sospendere l'appuntamento non meritavano né di essere impugnate, né tantomeno in caso di polemica di essere difese. Io non ho capito perché hanno fatto questa cosa incomprensibile, secondo me. Credo... Lei non sente? Voi mi sentite? Cosa facciamo, signore? Così mi sente? Grazie. Io non capisco perché hanno fatto questa cosa. Credo che sia una forma di... l'unica colpa che ha Dostoevskij agli occhi di questi signori, che mi avevano invitato loro a fare quattro lezioni, è che è russo. E secondo me essere russo non è una colpa. Non avrei mai pensato di dover dire una frase del genere, perché è una frase che mi viene proprio il nervoso. Ecco. Dostoevskij è stato uno che è stato condannato a morte per aver letto in pubblico un testo proibito, e pensare che abbia qualche legame con Putin è una cosa che la possono pensare solo della gente che non pensa. È una cosa stupida, è una cosa idiota, è una cosa che è stata usata dalla propaganda russa. Adesso a Mosca, a San Pietroburgo, ci sono dei cartelloni per le strade dove dicono: in Italia vietano le lezioni su Dostoevskij, noi invece, gli autori italiani, continuiamo a leggerli. Questa è una sciocchezza che non è in nessun modo giustificabile. A me mi hanno cercato, da quando è successa questa cosa, io ricevo mediamente il primo mese 15, adesso 5 inviti al giorno, cioè io ho ricevuto centinaia di inviti per andare a
a fare le lezioni che hanno vietato, che hanno censurato in Bicocca. Questo è uno di questi. Ecco, io sono già stato qua a presentare Sanguina Ancora e sono molto contento di avere l'occasione di tornare con Armando, e non succede quasi mai. E mi hanno chiamato dall'UNESCO e mi hanno chiesto di andare là a parlare di questa cosa, e io ci vado volentieri a Parigi. Mi hanno chiamato dalla Cina, mi hanno chiamato dalla Bulgaria, mi hanno chiamato dalla Russia. Una televisione russa, RT, voleva fare un documentario su di me. E io gli ho detto che non sapevo, cioè non ero una persona così interessante sulla quale fare un documentario. Loro mi hanno detto no, lei è molto interessante, e mi hanno mandato le domande. Ed erano domande tipo: quando penserà che finirà, quanto durerà secondo lei queste sanzioni culturali, gli Stati Uniti, negli Stati Uniti come va? Io a tutte queste domande avrei risposto non lo so, perché non lo so. E quindi gli ho detto: guardate, sarebbe magari anche interessante fare un documentario su uno che a tutte le domande risponde non lo so, sarebbe una cosa nuova, che cioè, forse è meglio di no, che non vi prendiate il disturbo di venire sino a Casalecchio di Reno, che è il posto dove abito io, però gli ho detto una cosa, ve la voglio dire. Io sono molto contento della reazione che c'è stata in Italia a questa sciagurata decisione della Bicocca, perché appunto io sono stato invitato da centinaia di, e adesso non le accetterò, da centinaia di teatri, di musei, di istituzioni, di biblioteche, a tenere le lezioni, gli incontri, diciamo così, che non ho potuto tenere alla Bicocca. E non le accetterò tutte, perché non dovrei fare altro per un anno e mezzo, ecco. Però quelle quattro lezioni lì diventeranno perlomeno 44, ecco. E questa, ho scritto a questo gentilissimo funzionario di RTE, è la dimostrazione di una cosa che voi, è una piccola dimostrazione di una cosa che voi russi sapete benissimo, che la letteratura ha la meglio su qualsiasi censura e su qualsiasi dittatura. Non ci si può mettere sulla strada di Dostoevskij, va a finire male. E questa cosa i russi lo sanno bene, perché io in Russia nel Novecento c'era questo fenomeno del samizdat, no? La lettera che Dostoevskij ha letto in pubblico, per cui è stato condannato a morte, l'avevano poi imparata a memoria generazioni di russi, che era una lettera di un critico a Gogol. E nella Russia del Novecento, quando c'era un altro governo che però allo stesso modo impediva, aveva paura della letteratura, anche di Dostoevskij, perché Dostoevskij aveva scritto dei romanzi dove i rivoluzionari li prendevano un po' per il culo, come i demoni, e che non piacevano, che non venivano tanto ristampati. Ecco. Però quei romanzi, anche romanzi nuovi, romanzi come Il maestro e Margherita, che è uscito più di 20 anni dopo, o come Requiem, questo straordinario poema di Anna Akhmatova, che Akhmatova ha cominciato a scrivere negli anni 30 e che è stato pubblicato in Unione Sovietica solo nel 1987. E quella roba lì era quella che i russi leggevano, cioè i romanzi proibiti. Io una volta sono andato, abitavo, era il 95 se non ricordo, 93, abitavo nella periferia di Mosca. Mosca è la città più grande d'Europa, io abitavo proprio vicino al grande raccordo anulare, ma quello di Mosca, non quello di Roma, e andavo a studiare in biblioteca, che era al centro, cioè dietro il Cremlino, la meravigliosa biblioteca Lenin di Mosca, e ci mettevo 1 ora e 20 tutti i giorni a andare e 1 ora e 20 a tornare con la meravigliosa metropolitana di Mosca. E quella che mi insegnava russo, una ragazza russa, mi ha detto: guarda, c'è una casa dietro il Cremlino dove c'è una stanza, se ti vuoi trasferire, è anche una casa celebre, si chiama Domna Naberezhnoi, la casa sul lungo fiume. C'è uno scrittore russo, Trifono, che ci ha scritto un romanzo, l'hai letto, mi ha chiesto, e io non l'avevo letto, l'ho detto di no, e poi l'ho chiesto: ma te l'hai letto invece? E lei mi ha detto: per forza l'ho letto, era proibito, i libri proibiti erano i libri che bisognava leggere, il maestro Margherita e Mosca Petushki, che è un altro grande romanzo, l'avevano letto tutti prima ancora che uscisse. E quindi questa minuscola vicenda dentro questa cosa
grande, ecco, che sta succedendo adesso, dimostra questa cosa qua, ecco, che la letteratura è una brutta bestia. Ecco. Senti Paolo, la risposta che avresti dato al documentarista, che è vero, sarebbe stato anche curioso, in realtà è la stessa che tu dai all'inizio del libro quando ti autodomandi perché leggere Dostoevskij e rispondi non lo so. Sì, a me piace moltissimo, come è la mia risposta preferita, non lo so. No, ma è vero, perché io la maggior parte delle cose non le so, però non è una risposta con la quale si finisce, no? Ed è nel caso di Dostoevskij, per esempio. Io mi dico, e io lì vado avanti poi e provo a costruire una risposta. Allora, io scrivo dei libri come mestiere, che è un mestiere che uno sta da solo, no? Io quando mi metto lì a scrivere, già se c'è qualcuno che mi guarda mi dà fastidio, cioè proprio, figuriamo se qualcuno parla, cioè bisogna essere proprio. Però a me piace stare con gli altri, no? E ci sono delle attività che per uno che scrive che comportano, richiedono la presenza di altri, per esempio fare delle riviste, a me piace, oppure delle antologie. Mi è venuto in mente che io qui, insieme a altri 15 squinternati, abbiamo scritto il Repertorio dei pazzi della città di Torino, che è un libro che abbiamo fatto insieme, no? E le riviste, io ho collaborato a alcune riviste, e l'ultima, una rivista che abbiamo provato a fare a Bologna, che stiamo provando a fare a Bologna, abbiamo cominciato tipo 3 anni fa e ci piaceva moltissimo, avevamo trovato un titolo che ci piaceva moltissimo, l'avevamo intitolata Niente, e ci piaceva l'idea che qualcuno dei nostri familiari ci chiedesse dove vai, poter rispondere vado a far niente, oppure ci piaceva che qualcuno entrasse in libreria e chiedesse mi dà niente, è uscito niente, era una cosa. E ci siamo trovati qualche mese con questa ambizione di fare niente e non ci siamo riusciti, ci siamo accorti che era un compito al di sopra delle nostre forze e abbiamo rinunciato. Non so se avete mai provato, è difficilissimo far niente. Allora, però queste riunioni abbiamo rinunciato, ci siamo resi conto che non eravamo all'altezza, però queste riunioni ci mancavano, e dopo qualche mese ci hanno detto ascolta, ritroviamoci insieme e cambiamo nome alla rivista, no? E l'abbiamo chiamata qualcosa che è la stessa cosa ma è diverso, cioè ci siamo riusciti a fare qualcosa. Fare qualcosa è meno difficile di farne, abbiamo scoperto, e sono usciti 2 numeri di qualcosa. Il terzo numero di qualcosa nel gennaio del 2020, prima che cominciasse, prima di febbraio, che è il momento in cui ci siamo accorti che c'era il coronavirus e anche in Italia, ci siamo trovati per il terzo numero di qualcosa, e l'argomento del terzo numero di qualcosa era i disastri sentimentali, le storie sentimentali finite male, e c'erano queste 25 persone che al secondo piano di un altro posto bellissimo che c'è a Bologna, che è la Sala Borsa, una biblioteca bellissima, in una stanzetta al primo, non al secondo piano, abbiamo raccontato per 1 ora e mezzo i nostri disastri sentimentali, cioè i momenti quando eravamo, che risalivano per la maggior parte a decenni, perché quelli che fanno più male sono poi i primi, no? E io dopo ore che sentivo parlare, parlavo anch'io di quei momenti da ragazzo che ero stato così male che credevo che mi sembrava di non essere mai stato tanto male, e mi sembrava che non sarei mai più stato tanto male come in quel momento lì. Ecco, io dopo 2 ore di questa solfa ho pensato, ma come sono stato male bene quel giorno lì, ma che meraviglia essere così vivi. Ecco, leggere Dostoevskij a me mi fa quell'impressione lì, mi accorgo che ho il sangue che mi scorre nelle vene, ed è mi accorgo che sto al mondo, ed è una cosa per me impagabile, è davvero una, perché normalmente non mi succede, io passo nella mia vita senza accorgermi che sono nella mia vita. Quando leggo Dostoevskij mi accorgo che sono al mondo, che sono nella mia vita, che quella lì è la mia vita e che è importante quello che decido di fare. È bella questa cosa dei fallimenti sentimentali.
Dostoevsky ha avuto una vita sentimentale non proprio linearissima, se ce la vuoi raccontare un po', ma in generale la vita di Dostoevsky è abbastanza segnata dal fallimento, perché poi uno ha una certa reverenza, un certo timore nei suoi confronti, no? Il genio assoluto della Russia, però poi effettivamente se vai a guardare le minuzie della sua vita, spesso non le imbroccava. Allora, lui è... Questa è una delle cose che io ho scoperto lavorando questo libro, perché io lo conosco da... Io ho cominciato a leggerlo, come dico nel romanzo, quando avevo 15 anni, no? E lo conosco come... Poi dopo, per scrivere questo romanzo, biografia, sono andato... Ho letto molte cose su Dostoevskij, di contemporanei di Dostoevskij, e mi sono accorto... Lui, per esempio, nasce nel 21, quando ha 15 anni, nel 1837, muore la mamma di Dostoevskij, e il padre manda Fyodor e Mikhail, il fratello più grande, a studiare ingegneria navale a San Pietroburgo. Loro sono di Mosca. Lui arriva a San Pietroburgo, si laurea in ingegneria navale, lavora un po', qualche mese, come ingegnere navale, ma non gli piace. Lui e il fratello sono appassionati di letteratura e decidono di fare una casa editrice, decidono di mettere in piedi e di tradurre dei romanzi dal francese e di pubblicarli in russo, no? E Fyodor traduce il suo primo romanzo, che si chiama La dernière al dîner, che è un romanzo di Georges Sand, che era stato scritto, era stato pubblicato in Belgio nel 1838, siamo agli inizi degli anni 40, nel 43 probabilmente. Lui lo traduce tutto, io traduco dei romanzi e so com'è faticoso tradurre dei romanzi. Lui soprattutto il primo lo traduce, e poi c'è una lettera bellissima, c'è una lettera che lui manda a suo fratello. Quindi dice: sai, mi è successa una cosa antipatica, mi sono accorto, sai quel romanzo che ho tradotto? Mi sono accorto che l'hanno già tradotto, è già stato pubblicato. E questo è l'ingresso in letteratura di Fyodor Mikhailovich. Poi ne traduce un altro, Eugénie Grandet di Balzac. Dostoevskij adorava Balzac, e glielo pubblicano questo su una rivista, solo che non mettono il nome del traduttore e lo tagliano di un terzo, cioè tolgono una pagina ogni tre, ecco, che è un lavoro. Però lui non si scoraggia e poi ricomincia la sua. Lui abitava con un ragazzo che si chiama Grigorovic, che era anche lui un appassionato di letteratura, e Grigorovic diceva che per un certo periodo lui non usciva mai dalla sua stanza, fino a che, siamo nel 45, Dostoevskij chiama Grigorovic e gli dice: ho scritto una cosa, te la devo leggere. E lì comincia questa è Povera gente, che poi diventa un... E lì c'è tutta una storia bella, secondo me, però non so. E dal punto di vista sentimentale lui era molto goffo con le... cioè non ci sapeva fare, ecco. Ma lui non ci sapeva fare in niente, cioè, non era uno che sapeva stare tanto al mondo, ecco. C'è una mia amica che si chiama Elvira Antinozzi, che dice che Dostoevskij sembra, quando l'ha visto per la prima volta, è come è Jovanotti da vecchio, e se ci pensate somiglia un po', però è come Jovanotti che gli è successo qualcosa di brutto, cioè, no, non è carico, cioè non è Jovanotti come lo conosciamo noi, no? è sempre, non è uno, non è Tolstoi, non è uno al quale fare dei monumenti, e lui, anche lui lo sapeva questa cosa, e diceva: je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content, cioè sono un uomo felice che non sembra, che sembra malcontento, ecco. E era così, era uno che aveva un sacco di difetti come tutti noi, cioè era invidioso come tutti, bene o male, quelli che scrivono dei libri. Una cosa che il padre aveva detto ai figli, quando erano piccoli: ricordatevi che siete poveri. E Dostoevskij ha sempre cercato di dimenticarsi. C'è un bellissimo libro, purtroppo non più disponibile, di un critico russo che si chiama Merezhkovskij. Il libro si intitola Tolstoj e Dostoevskij, e Merezhkovskij dice che questi due sono opposti in tutto, e anche nel rapporto che hanno coi soldi. E dice che
Tolstoj è nato ricco e ha cercato per tutta la vita di liberarsi di questa ricchezza e non c'è mai riuscito. È morto che era più ricco di quando era nato. Dostoevskij è nato povero e ha cercato per tutta la vita di liberarsi e non c'è mai riuscito neanche lui. E Dostoevskij, quando riceveva dei soldi, però, e gli succedeva, dopo magari lo racconti, li spendeva subito, cioè, ma era uno che non sapeva come pagare da mangiare ai figli e comprava delle camicie costosissime, portava a casa dei cesti di frutta tropicale, c'era la moglie che si metteva le mani nei capelli, poveretta, però era proprio una cosa. E poi, se quando riceveva un prestito, non è che gli permesse tanto restituirlo. C'era un celebre prestito, lui ha ricevuto perché aveva perso a carte, Turgenev gli ha prestato dei soldi, 50 talleri o qualcosa del genere, ci mette 10 anni a restituirli. Ed è bellissimo perché lui dice che c'è una cosa di Turgenev che proprio non gli piace e che gli devo dei soldi. Dostoevskij in una lettera che scrive un suo amico, come dice, devo andare a trovare Turgenev e proprio guarda, non ne ho proprio voglia perché sai cosa? Gli devo dei soldi. Lo dice come se fosse colpa di Turgenev il fatto che Turgenev gli ha prestato i soldi tanti anni prima. Senti, dicevi, citavi prima l'amico di Dostoevskij, convivente Grigorovich, e c'è in effetti una bellissima storia che è l'avvio della carriera di Dostoevskij. Dostoevskij diventa Dostoevskij praticamente. Siamo nel 45, a giugno, a San Pietroburgo. Se siete stati qualche volta a San Pietroburgo, a giugno sono le notti bianche, cioè non, siccome è molto al nord non tramonta mai il sole, cioè, vi svegliate alle 3 di notte, sembrano le 2 del pomeriggio, no? E Dostoevskij legge questo romanzo a Grigorovich, Grigorovich gli dice, lo vuole abbracciare, gli dice ma te sei bravissimo, hai scritto una cosa bellissima. Dostoevskij lo tiene distante perché è uno che non gli piacciono tanto le effusioni, però è molto contento e Grigorovich gli dice lo do a Nekrasov. Nekrasov era un coetaneo di Dostoevskij, nato anche lui nel 21, ma era già un poeta famoso. E Grigorovich va da Nekrasov e gli dice guarda, c'è il mio coabitante, coinquilino, non so come lo chiamavano allora, che ha scritto una cosa fantastica, posso leggere? Nekrasov gli dice dai, leggimene 10 pagine, e Grigorovich gliene legge 10 pagine, alla fine Nekrasov altre 10 pagine, insomma di 10 pagine in 10 pagine lo leggono tutto, finiscono alle 4 del mattino e Nekrasov è entusiasta ancora più di Grigorovich e dice andiamo da lui, e Grigorovich dice sono le 4 del mattino. E Nekrasov, scusate, io li faccio parlare in emiliano, i russi, me l'ha fatto notare un mio amico, ma insomma potete parlare. E Nekrasov gli dice ci sono delle cose più importanti del sonno, e vanno a casa di Fyodor Mikhailovich alle 4 del mattino e Dostoevskij non dorme. È appena tornato a casa anche lui, è stato a casa di un suo amico dove hanno letto Gogol per tutta la notte, che è bellissimo quel dettaglio. All'epoca facevano così, si trovavano due ragazzi di 23 anni e passavano le notti a leggere Gogol. E Nekrasov, anche lui, salta al collo a Dostoevskij e gli dice io lo porto da Bielinski, tu sei bravissimo. E Bielinski era il critico più celebre di tutta la Russia, era quello, la letteratura russa è appena cominciata, moderna, ci sono due grandi scrittori che sono Pushkin e Gogol. Pushkin è appena morto all'inizio del 37, Gogol è ancora vivo, è giovane anche, è nato nel 1909, quindi ha quanti anni ha? Nel 1809, quindi ha nel 37 non ha neanche 30 anni, 28 anni. E Bielinski è stato l'artefice in parte della fortuna di Pushkin e di Gogol, li ha difesi contro i critici, è davvero uno che ha un grandissimo potere, ha una grandissima capacità, è un grande critico, è uno che sa proprio scrivere, ancora oggi si leggono con piacere gli articoli di Bielinski sulla letteratura russa dell'Ottocento. E Nekrasov va da Bielinski, gli dice c'è un nuovo Gogol, e Bielinski gli risponde da te i nuovi Gogol nascono come i funghi, ne trovi uno tutte le settimane, però lascia qua il romanzo. Lo legge, la volta successiva che vede Nekrasov gli dice mandami questo ragazzo qua, Dostoevskij va da Nekrasov
in una casa che c'è ancora, sulla prospettiva Agnieszki, angolo con la Fontanka. Nekrasov abitava lì, era uno dei palazzi più grandi di San Pietroburgo. Nekrasov diceva che lì si poteva vivere per anni senza conoscere i propri vicini di casa, era una casa così grande che era una cosa strana all'epoca. Dostoevskij va nel suo appartamento e Nekrasov gli dice: io non so come abbia fatto lei, che è giovane come l'acqua, però lei è andato oltre Gogol. Lei con la sua arte ha fatto delle cose che noi, ci ha fatto vedere delle cose che noi critici non riusciamo con le nostre parole a spiegare. Lei ha un grande talento, lo tenga da conto. Nel 1873, quindi quasi 30 anni dopo, Dostoevskij ricorda quel momento lì e dice che quando lui è sceso da quella casa si è trovato sulla prospettiva Agnieszki, dove era passato tante volte, e dice: la strada era quella di sempre, i passanti erano quelli di sempre, l'acqua nella Fontanka era quella di sempre, il cielo era uguale a sempre, ma era tutto diverso. E io, dice Dostoevskij, mi sono chiesto: ma davvero sono così grande? E il problema è che si risponde di sì a quella domanda lì, perché c'è una lettera che lui manda a Mikhail, sempre il fratello che è il suo più grande amico, il fratello maggiore, e gli spiega, in questa lettera Dostoevskij spiega al fratello maggiore perché lui è meglio di Gogol, cioè, ed è imbarazzante leggerla, ecco. E lui pubblica, quindi, comunque pubblica a Povera Gente, che va benissimo, anche con molti, c'erano gli haters anche allora, no? ha successo, poi ci sono quelli che dicono: ma chi è questo? Però ha un grande successo. Pochi mesi dopo pubblica Il Sosia, che è il suo secondo romanzo. Nelle lettere a Mikhail lui dice: questo è il mio capolavoro, questo è molto meglio. E invece Il Sosia non va mica bene, cioè non convince neanche Bielinski, fa una lettura pubblica e gli dicono: sì, l'idea c'è, però la... E poi subito dopo scrive Il signor Prakharchin, che è un altro romanzetto, e dice: questo sì che è bello, è un fiasco. E poi scrive La padrona, che esce nel 1847, i primi due escono tutte e due nel 1846. La padrona esce nel 1847, se voi entrate in una libreria qualsiasi e chiedete: mi dà La padrona di Dostoevskij? Non ve lo danno mica, ed è una fortuna, perché quel romanzo lì non si legge mica. C'è una donna bellissima, che è la padrona di casa del protagonista, che ha un marito misterioso, che ha dei poteri magici, sembra il realismo magico, è un lavoro. C'è una critica di Bielinski, scrive, recensisce per così dire La padrona e dice: in tutto il romanzo non c'è una parola vera, è tutto adulterato sui trampoli. È passato un anno dall'esordio di Dostoevskij, è già rovinato, è già finita il suo grande talento. Poi in realtà questo realismo magico che produce pessimi romanzi, invece in altri romanzi di Dostoevskij c'è una sorta di strana arcana magia, cioè lui sembra profetizzare delle cose che gli accadranno. A volte leggendo nei romanzi di Dostoevskij tu trovi delle tracce di robe che poi appartengono alla sua vita successiva. Per esempio? Stavo pensando per esempio alla figura del... Già in Povera Gente c'è questa bara di un bambino, sì, Povera Gente, sì, che prefigura poi qualcosa che gli accadrà. Sì. Il giocatore è una prefigurazione. Il giocatore, però tutto questo succede dopo, Armando. Cioè, però Povera Gente è precedente. Povera Gente sì. No, in Povera Gente è vero, in Povera Gente succede quella roba lì, anche... E poi, ma lì, lì è difficile dire cosa appartiene alla biografia, no? Cioè tutti gli scritti alla fine sono autobiografici in qualche modo, no? C'è anche Gnietoska Gnezvanova, che è l'ultimo, Dostoevskij scrive a fratello: questo sarà il mio capolavoro, ed è la cosa, il romanzo che sta scrivendo quando poi lo arrestano. Lui nel 1849 l'arrestano, appunto perché ha letto in pubblico, in una riunione di un circolo dove leggevano gli autori proto-socialisti, diciamo così, Fourier, e lo arrestano, e lui sta scrivendo questo, dove c'è un violinista, se non ricordo male, che è il babbo della protagonista, di questa Gnietoska Gnezvanova, che
ha paura di non essere un violinista abbastanza bravo e quindi non suona mai il violino e diventa un violinista non abbastanza bravo. E questa cosa qua sembra un po' lui, ecco, no? Sembra un po' lui per i primi, cioè dopo questa... E la stessa cosa, cioè ci sono delle... La scena dell'idiota dove si parla del... dove il principe Mishkin parla di che dice che lui ha conosciuto uno che è stato condannato a morte e poi c'è stata la grazia all'ultimo momento, quella lì è una pagina che a me da lettore viene da pensare che è stata l'esperienza sua di Fyodor Mikhailovich. Infatti ecco, mi faceva piacere che ci raccontassi un po' di questo, perché quel passaggio della morte scampata di Dostoevskij sembra quasi una di quelle circostanze che fanno sì che la tua scrittura si cali proprio nel corpo, nel sangue, cioè lui da lì in avanti cambia, non è più Povera gente, per quanto fosse un bellissimo romanzo, ma è proprio un altro modo di... Allora, se Fyodor Mikhailovich Dostoevskij fosse stato fucilato come avrebbe dovuto essere insieme agli altri 20 del circolo Petrashevsky in piazza Simeonovskaya a San Pietroburgo nel dicembre del 1849, noi non saremmo qui stasera, perché le cose che aveva scritto, sì, aveva scritto Povera gente, poi aveva scritto Notti bianche, che è un libro che ha, però Notti bianche secondo me lo leggiamo perché l'ha scritto Dostoevskij, non è che leggiamo Dostoevskij perché ha scritto Notti bianche. I grandi romanzi sono quelli che vengono dopo, sono a cominciare, che dopo lui scrive delle cose, è davvero con una potenza, con un fiato, è difficilissimo dire che cos'è Dostoevskij dopo, perché è tutto, è davvero una forza, mi viene una frase fatta, ma è davvero una forza della natura, russa tra l'altro, che è grande la natura russa, e e lì gli succede appunto, lui c'è quella bellissima pagina dell'idiota dove l'idiota dice: io ho conosciuto uno che è salito sul patibolo convinto che erano in 20 che dovevano essere fucili, 21, c'erano tre pali e portavano a 3 a 3 davanti al plotone di esecuzione. E hanno portato i primi tre, lui era l'ottavo, quindi aveva calcolato che gli bastavano 5 minuti di vita. Cioè gli restavano 5 minuti di vita e gli era sembrato che quei 5 minuti fossero un tempo infinito, lunghissimo, e aveva diviso il tempo che gli resta 2 minuti per salutare gli amici, 2 minuti per pensare alla propria vita, 1 minuto per pensare a cosa sarebbe diventato. E quando nei 2 minuti dedicati a salutare gli amici si era proprio interessato ai discorsi che avevano fatto, era stata una conversazione bellissima. E poi aveva visto in quella piazza lì che adesso adesso si chiama Piazza Pionierskaya, ed era una delle piazze preferite di Anna Akhmatova, e c'era una cupola dorata, come sono le cupole ortodosse, e lui viene a un certo punto abbagliato da un riflesso e dice: magari io diventerò come quel riflesso lì, ecco, qualcosa che c'è in quella luce che mi abbaglia in questo momento, ecco. E poi gli viene, lui pensa che se per un caso incredibile riuscisse a scampare, che vita straordinaria sarebbe, perché lui adesso in quei 5 minuti lui ha imparato a godere di ogni istante e rimpiange, e purtroppo però sta per morire e ha imparato solo alla fine, e rimpiange tutto il tempo che ha perso prima a non far niente, cioè, mentre era così bello stare al mondo, e gli viene un nervoso così, gli viene così il nervoso che non vede l'ora di essere fucilato, dice il principe Mishkin. E quando pensa a questa cosa arriva il messo dello zar che dà la grazia, che è esattamente la cosa che succede a Fyodor Mikhailovich, che poi viene condannato a 4 anni di lavori forzati e a 6 anni di esilio col grado di soldato semplice. Senti, ma tu quando sei morto tu, perché non so se lo sapete, ma anche Paolo Nori è morto un po' di anni fa, 2-3 sì, tanti anni fa, nel 2013 se non ricordo. Ecco, è passato già così tanto tempo che sei di nuovo con noi. Che bello.
Paolo fu investito. Sì, io sono stato investito da un motorino e ho picchiato la testa, trauma cranico, mi hanno portato in ospedale, mi hanno messo in coma farmacologico, sapete come succede. E dopo 2 giorni è uscita una notizia di una agenzia di stampa che diceva che io ero praticamente morto e tutti hanno cominciato a dire che, cioè telefonavano alla mamma di mia figlia a farle le condoglianze e i compagni di classe di mia figlia dicevano ma tuo babbo è morto, ecco, e io non ero morto. dopo 20 giorni sono uscito, è stata un'esperienza singolare la volta che sono morto. E ti ha cambiato la scrittura come a Fyodor? No, a me no. Non credo, non lo so. No, a me la scrittura un po' me l'ha cambiata, lo racconto. La scrittura no, però diciamo così la mira me l'ha cambiata Antonio Pennacchi, che è un personaggio di questo libro, che è uno dei un mio amico, ecco, ed è una delle persone più generose che io abbia incontrato, e questo libro qua non ci sarebbe probabilmente senza l'insistenza di Antonio, che era uno insistente. Tra le sue qualità aveva anche quella lì. No, io mi ricordo mi piace, però non credo, ecco, io, e mi è piaciuto uscire dall'ospedale. Io siccome sempre succede, no? Che uno dà la notizia è morto o sta per morire Paolo Nori, poverino. Io ancora 2 anni fa ho trovato un blogger che ha raccontato una cosa che avevo detto io e ha detto il compianto Paolo Nori, e ha scritto 1963-2013. Morire a 50 anni, ecco, mi era successo questa cosa. E quando sono uscito dall'ospedale, sono stato 3 settimane, è stata una cosa un po', avevano sbagliato le medicine, insomma, vabbè, poi sono uscito e giravo per Bologna e i primi giorni vedevo della gente che a vedermi, cioè, allargava gli occhi come se vedesse uno che non doveva esserci. Senti, oggi cercavo un libro che però non ho trovato, che era Raymond Carver e Tess Gallagher scrissero insieme una sceneggiatura sulla vita di Dostoevsky per un film che poi Michael Cimino non ha mai fatto. E mi ricordo che nella prefazione ci si interroga su come mai sia Tess Gallagher che Carver, che avevano un sacco di robe da fare, e poi Carver era un scrittore di racconti, quindi era anche strano forse per lui misurarsi con uno scrittore invece di romanzi così ampi, come mai avesse preso questo incarico difficile. E si diceva, beh, probabilmente perché Carver aveva vissuto con Tess Gallagher ciò che Dostoevsky aveva vissuto con la sua seconda moglie, cioè una vera salvezza, perché Dostoevsky, l'abbiamo detto, proprio vede la morte in faccia, ci manca pochissimo. Carver anche, perché il suo alcolismo era uno stadio terminale se non avesse cambiato vita, e incontra Tess Gallagher che cambia tutto. Ed effettivamente nel tuo libro un personaggio che giganteggia, sì, hai detto bene, è sì, proprio sì. lei è un personaggio commovente, fantastico, lei è una donna. Allora, io prima mi sono scordato di dire una cosa sulla biografia di Dostoevsky, la riprendo adesso. Il sottotitolo di questo romanzo è L'incredibile vita di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, e io credo che sia una cosa vera. Cioè, Fyodor Mikhailovich ha fatto una vita incredibile che varrebbe la pena di essere raccontata, indipendentemente dal fatto che lui è uno dei più grandi scrittori. È proprio una vita stupefacente, dove gli succedono una serie di cose stupefacenti. Per esempio, lui muore il fratello, muore la prima moglie, muore il fratello. Lui si fa carico dei debiti della famiglia, del fratello e della rivista che facevano insieme al fratello, e come sempre ha bisogno di soldi. E vende un romanzo a un editore che lui considera un poco di buono, però insomma gli fanno un contratto. Questo editore si chiama Stellovski ed era un editore conosciuto, aveva anche tra i suoi protetti, per così dire, c'erano anche dei grandi compositori, Glinka vendeva le sue opere a Stellone, insomma. E nel contratto c'è scritto che Dostoevsky si impegna per 3.000 rubli a consegnare un romanzo
siamo nel 65, il primo novembre del 66, cioè un anno dopo. Se non lo consegna, c'è questa penale che Stellosky diventa proprietario di tutte le opere, dei diritti di tutte le opere passate e dei futuri, delle opere che Dostoevsky scriverà nei 9 anni successivi. E Dostoevsky prende i soldi e cosa fa con questi soldi? Va all'estero a giocare. In questo senso il giocatore era una cosa già che va all'estero a giocare alla roulette, li perde tutti quei 3.000 rubli, è in un albergo dove non gli puliscono la stanza perché non paga, non ha più il suo orologio perché, e scrive a una, e lì comincia nel pozzo della disperazione, comincia a scrivere Delitto e Castigo, che è il romanzo che un po' che lo fa conoscere di più, ecco. E vende a un altro editor Delitto e Castigo, ritorna in Russia, Delitto e Castigo comincia a uscire a puntate e si arriva all'ottobre del 66, incontra un suo amico che si chiama Maikov e Maikov gli chiede come stai, una domanda banale, e lui gli dice mi vedi? Te mi vedi, ma io non esisto, perché entro il primo novembre devo consegnare un libro che non ho nemmeno cominciato a scrivere e se non lo consegno Stellosky diventa proprietario, io non so come faccio a campare. E Maikov gli dice ascolta, te la sai la storia che devi scrivere? E Dostoevsky gli dice sì, certo che lo so, e ce la racconti a noi, noi ci metti, io Grigorovic altri 4 o 5, scriviamo 3 capitoli a testa, te poi li metti insieme e correggi un po', no? E lo consegni, dai ce la facciamo. E Dostoevsky dice rifiuta questa offerta e dice grazie ma io non posso firmare una cosa che non ho scritto io. Allora Maikov gli fa un'altra proposta, gli dice c'è una scuola di stenografia a San Pietroburgo, gli dice chiama una stenografa, chiami lei a... cioè tu invece di scriverlo lo detti a lei. E Dostoevsky questa idea piace, si rivolge a questa scuola, gli mandano una ragazza, Dostoevsky ha 45 anni, questa ragazza ne ha 19 e si chiama Anna Grigorievna Snitkina, è una lettrice di Dostoevsky, le è piaciuto molto Nietzsche Agnesvanova, quello che doveva essere il capolavoro, che poi è uscito incompiuto, quello che lui stava scrivendo nel 49, e ha letto le puntate di Delitto e Castigo che sono uscite fino a quel momento lì. Delitto e Castigo è ambientato nel quartiere più malfamato di San Pietroburgo dell'epoca, che è il quartiere intorno alla piazza del Fieno, lei non era mai stata lì ma riconosce queste zone da quello che ha letto. E Dostoevsky abitava in una casa d'angolo, come sempre lui sceglieva sempre le case d'angolo al primo piano, che faceva angolo col vicolo, con lo Stagliarni Periulak, il vicolo dei falegnami, che è il vicolo dove abita Raskolnikov, no? Il protagonista di Delitto e Castigo. Questa ragazza va su, incontra questo signore che secondo lei dimostra sui 38 anni, ne ha 7 di più, ne ha 45. Dostoevsky le detta una cosa da una rivista, una frase, lei stenografa, poi trascrive, si scorda un punto. E Dostoevsky ci resta malissimo, lei dice ma come si fa a fare degli errori del genere? Però poi le fa fare un'altra prova e lei non si scorda niente, la assume e cominciano a lavorare così. Dostoevsky lavorava sempre di notte, no? E di notte lui mette insieme grosso modo, senza scriverle bene, le cose che vuole scrivere il giorno dopo. Finisce alle 6 del mattino, lavorava di notte bevendo del tè molto forte. Dostoevsky era un russo strano, non beveva vodka, non gli piaceva, non... beveva del tè molto forte tutta la notte e andava a letto alle 6, si svegliava a mezzogiorno, all'1 arrivava Anna Grigorievna, lui le dettava, lei stava lì fino alla sera, poi tornava a casa lei copiava quello che le aveva dettato, cioè dalla stenografia lo scriveva, il mattino dopo andavano avanti così. Il 29 d'ottobre del 66 il romanzo è finito. Dostoevsky va da Stellosky in casa editrice per consegnarlo, Stellosky non c'è, non si fa trovare, e Anna Grigorievna gli dice lo consegni a un notaio, e lui va da un notaio, glielo consegna, fa fare la ricevuta e Stellosky
pubblica questo romanzo che si chiama Giocatore, e una settimana, io questa cosa qua di solito la leggo, se non ti, perché è una cosa incredibile. Questa è una delle, ci sono un sacco di cose incredibili nella vita di questo signore, per esempio, vabbè, ce ne sono tante. Questa è una delle pagine più, per me, più stupefacenti. Poi magari sono io che... Perché contrasta in un modo molto forte con l'idea che io avevo di Dostoevskij. Ed è tratto dalle memorie della moglie, ecco. Allora, una settimana dopo, l'8 novembre del 1866, Anna Grigorievna va ancora da Dostoevskij. Dostoevskij le ha detto che gli è venuto in mente un romanzo nuovo, ma che non è sicuro e vuole il suo consiglio. Anna, che era una lettrice di Dostoevskij anche prima di lavorare per lui, è molto contenta. Ero così orgogliosa di poterlo aiutare, scrive nelle sue memorie. Poi nelle sue memorie Anna Grigorievna ci racconta il dialogo che si svolge tra loro quell'8 novembre. Chi è il protagonista del suo romanzo? Chiede Anna. Un artista, risponde Dostoevskij. Un uomo non più giovane della mia età circa, un uomo invecchiato precocemente, malato, tetro, sospettoso, con un buon cuore a dire il vero, ma incapace di esprimere i propri sentimenti, un artista, forse di talento ma sfortunato, che non è mai riuscito a incarnare le proprie idee nella forma che sognava da sempre. E poi, continua Dostoevskij, in un momento decisivo della sua vita l'artista incontra una donna giovane, della sua età più o meno, forse un anno o due in più, chiamiamola Anna, solo per non chiamarla la protagonista, è un bel nome. È possibile che una donna giovane, così diversa per carattere, per abitudini, possa innamorarsi del mio artista? Non sarebbe psicologicamente inverosimile? Era questo che volevo chiederle. Beh, risponde Anna, perché dovrebbe essere inverosimile? Se, come lei dice, la sua Anna non è solo una civetta ma un cuore buono, sensibile, perché non dovrebbe innamorarsi del suo artista? Perché è malato e povero, come se ci si potesse innamorare solo per l'aspetto esteriore e per la ricchezza. Dostoevskij tace come se avesse dei dubbi. Si metta per un attimo nei panni di Anna, della mia protagonista, dice con la voce che un po' gli trema. Si immagini che questo artista, non so, io per esempio, si immagini che io le confessi che la amo e le chieda di essere mia moglie. Mi dica, cosa mi risponderebbe lei? Io le risponderei, dice Anna, che la amo anch'io e che la amerò per sempre. E sembra incredibile, sembra Grand Hotel, no? Non sembra la stessa, sembra la vita, eh? E dopo tre mesi sono sposati, no? E l'ha amato per sempre. E la cosa che salta all'occhio leggendo alcune parti del libro in cui tu parli di Anna Grigorievna è il fatto che lei si fa sempre continua a farsi interprete dei sentimenti di Fyodor, anche davanti a degli eventi che accadono. Per esempio muore la loro figlia, muore piccola, a 3-4 mesi, e lei, che probabilmente era straziata dal dolore in quanto madre, racconta quanto stava male Fyodor Mikhailovich. Lei, quando muore, loro vanno all'estero perché Dostoevskij ha dei debiti, quindi devono andare via, e lei, per lei, il viaggio lo finanzia lei e vende le sue cose, vende il suo pianoforte, i suoi ori, i suoi mobili, e vanno a Dresda, insomma vanno all'estero. In Svizzera muore questa figlia appena nata. Dostoevskij aveva scritto a un suo amico: abbia dei figli, è la più grande gioia. E dopo pochi mesi questa bambina, che hanno chiamato Sonia, come Sonia Marmelado, la protagonista di Delitto e Castigo, muore. E Anna Grigorievna di lui scrive: piangeva come una donna, ed è un'immagine bellissima, secondo me, anche se strana per i nostri tempi, ma secondo me è fortissima, ecco. E non solo, ma lui gliene fa di tutto, cioè, quando arrivano la prima volta, lei ha 19 anni
lui 45, e arrivano a Dresda, lui la porta a vedere la Madonna Sistina, che è un'immagine, un'opera d'arte che a lui piace molto, che ha sempre nel suo studio aveva una riproduzione, e dopo le dice: ma sai che se non ci fossi tu io andrei a Homburg a giocare alla roulette? E lei gli dice: ah. E dopo un quarto d'ora, quello stesso giorno, dice: sai che mi piacerebbe tanto andare a Homburg a giocare. E lei dice: me l'hai già detto. E dopo mezz'ora dice: ma sarei così contento di andare a Homburg a giocare alla roulette? E lei gli dice: sai cosa, vai a Homburg a giocare alla roulette. E lui va a Homburg, prende il treno, va a Homburg a giocare alla roulette con un po' dei soldi che aveva suoi, di lei, e li perde tutti. Li perde tutti. Doveva star via tre giorni, dopo due giorni, e scrive e dice: mandami per cortesia, non piangere, perché piangi? Mandami degli altri soldi. E perde anche. E perde anche gli altri soldi e le scrive a lettere maiuscole: io sono sicuro che se riesco a stare al tavolo della roulette calmo in un modo disumano, scrive così, io vinco di sicuro perché ho un metodo infallibile, no? E perde, e in una lettera le dice: ma sai perché perdo? Perché tu non sei qui con me. Non voglio dar la colpa a te. Le scrive: non voglio darla. È da picchiare quell'uomo. È da picchiare. Sta via 11 giorni, dopo torna. Anna tutti i giorni va alla stazione a vedere se torna. Per 11 volte. Piange tutte le volte. È una cosa terribile. Loro fanno una... Mia nonna diceva, quando lavorava molto, c'è un modo di dire parmigiano, ho fatto una vita Paolo, loro fanno una vita in quei giorni, in quei mesi lì, e c'è una cosa bellissima anche che mi piace molto, molto, che dice Anna Grigorievna della loro vita in Europa, dice che in Svizzera alla sera, quando i negozi erano chiusi, lui la portava davanti alle gioiellerie e le faceva vedere i gioielli che le avrebbe comprato se avesse avuto i soldi. E aveva un così buon gusto, dice. Poveri, erano proprio in balia del mondo, ecco, erano proprio due... E lui continua per anni, per qualche anno, questo disastro della roulette. Una volta lui perde le loro fedi nuziali e un manto suo, regalo della madre, molto prezioso, e torna da lei e le scoppia a piangere e le dice: te hai preso uno che non vale niente. E lei, questa ragazza di 19 anni, è lei a fargli coraggio, a dirgli: no, te hai scritto Delitto e Castigo, tu sei un grande scrittore, tu devi tener duro. È lei che lo tiene su, e questo compito lei se lo accolla per tutta la vita, ed è una figura straordinaria, mi piace, che mi commuove. È bellissima una cosa che succede poi quando Dostoevskij è già morto, che un giovane compositore russo che si chiama Sergei Prokofiev va da Anna Grigorievna, e perché sta scrivendo un'opera sul Giocatore, che è il romanzo grazie al quale lei ha conosciuto Dostoevskij e al quale ha collaborato, il primo nel quale, che ha aiutato a scrivere Dostoevskij. E le chiede delle cose su quel romanzo lì che lei conosce così bene, lei gli risponde, lo aiuta. E poi lui alla fine, all'epoca i nobili russi avevano degli album dove collezionavano dei ricordi, e le chiede di scriverle qualcosa sul suo album, e solo che le dice: è un album singolare, di un originale, tutte le cose devono avere a che fare col sole. E Anna Grigorievna ci pensa un po' e poi scrive: Fyodor Dostoevskij, il sole della mia vita, firmato Anna Dostoevskij. E questa è una frase semplicissima che a me mi commuove tutte le volte che la dico, perché è veramente così, sono veramente due persone che si sono, cioè è davvero una donna che la, è un po' il contrario, è stata lei forse anche il sole, sono stati l'uno il sole dell'altro, sono
lei poi, quando loro tornano dopo 4 anni, dovevano stare via 4 mesi, stati via 4 anni, quando loro tornano in Russia, è lei che convince Fyodor Mikhailovich a pubblicare i propri libri, cioè gli fa fare quello che lui voleva fare quando aveva 23 anni, che aveva cominciato e non era riuscito a fare. I demoni escono pubblicati da Dostoevskij, no? E comincia a mettersi un po' a posto da un punto di vista economico, anche se quando ha un po' di soldi continua a comprare delle camicie costosissime. E lei sembra proprio Sonia Marmeladova con Raskolnikov, cioè proprio è la salvezza. Sogno, sì, sì. E in quel senso anche dicevo... Però Dostoevskij è meno affascinante di Raskolnikov come meno, personaggio. Sì, sì. Però è vero, è come Sonia è un personaggio meraviglioso. Sì, sì. E in quel senso anche appunto mi venivano in mente Tess Gallagher e Carver, perché Tess Gallagher ha fatto la stessa paragone, cosa per Carver. E mi piacerebbe leggere questa cosa che hai detto tu. Adesso lo cerco. Sì, sì, io ce l'avevo, non so che fine abbia fatto, volevo portarlo. Si perdono realtà. I libri. Si perdono. Sì, sì. Senti, invece ha sempre a che fare in effetti con Anna Grigorievna. Lo scrittore deve essere proprio disperato per scrivere, perché Dostoevskij poi quando riesce a trovare quell'equilibrio... Carver, per esempio, quando trova equilibrio con Tess Gallagher, scrive delle poesie bellissime. Ce n'è una dove dice: questi 10 anni sono stati proprio una pacchia. E lui usa tanto questa parola, una pacchia. E invece Dostoevskij a un certo punto è un po' un inciampo, perché quando è tanto felice non è che gli escano bene le cose. Lì è difficile dire. Io lo dico che secondo me Umiliati e offesi è un libro che pure nella seconda parte io non riesco, e era un periodo che gli andava tutto bene secondo me. Io credo che la disperazione sia una grande forza e credo che non sia un caso che lui, cioè per scrivere una cosa, scrivere un romanzo è una cosa inaudita e devi avere, cioè devi proprio andare a scavare, e lui, io credo che non sia un caso, però dopo lì di regole non ce ne sono, magari io mi sbaglio, poi non lo so bene. Sta di fatto che quando scrive Umiliati e offesi, che è il periodo, però dopo, che è un periodo anche che gli va bene, scrive Fratelli Karamazov, che invece è un romanzo potentissimo, ecco, in quel periodo lì. E riesce a lui diventa abbastanza conosciuto, molto conosciuto, diciamo così, anche grazie a una rivista che prima è una rubrica che si chiama Diario di uno scrittore, che scrive tutta lui, e poi diventa una rivista, un mensile che scrive tutto lui e che va molto bene, e poi scrive Fratelli Karamazov che hanno successo, e poi non so quanto tempo abbiamo fatto, quasi un'ora. 10 minuti. Lui alla fine della sua vita, lui ha un successo straordinario in occasione c'è un convegno a Mosca nel 1880, alla fine del 1880, dedicato a Pushkin, che è il fondatore della letteratura russa, della lingua letteraria russa, e che Dostoevskij adorava. Uno dei primi posti che va a vedere a Pietroburgo è la casa dove è morto Pushkin, che è morto pochi mesi prima, e dice lui: se io non fossi stato in lutto per mia mamma quando sono arrivato a Pietroburgo nel 1937, avrei chiesto a mio padre il permesso di mettermi in lutto per Pushkin. Questo per farvi capire l'importanza. E Pushkin, se avete letto i romanzi di Dostoevskij, Pushkin c'è praticamente a cominciare da Povera gente, ecco, dove i due corrispondenti, la ragazza regala a Dievushkin un libro di Pushkin, i racconti di Bielkin, e Dievushkin scopre questo straordinario autore, ecco. E lo invitano a questo convegno dove c'è tutta la Russia, c'è Turgenev, al quale lui ha restituito alla fine e quei soldi che gli doveva, ci sono gli Aksakov, che sono degli slavofili molto importanti, manca solo Tolstoi. E Dostoevskij va, quando è il suo turno, va lì, fa un discorso su Evgeny Onegin, ed è un discorso che ha un successo inaudito, cioè dan giù i muri, c'è la gente che sviene, ci sono due che alla fine vanno da Dostoevskij abbracciati e gli dicono: noi eravamo 20 anni che non ci parlavamo e lei ci ha fatto capire che avevamo sbagliato, lei è il nostro profeta. Cioè quello che deve andare a parlare dopo Dostoevskij, che appunto Aksakov, va sul palco e dice: io mi rifiuto di parlare, dopo Dostoevskij non si può dire niente, è stato un avvenimento storico. Lui stesso scrive alla moglie,
che è rimasta a San Pietroburgo, e le dice: Anna, rispetto ai miei successi di Pietroburgo, cioè i miei successi di Pietroburgo non sono niente rispetto a quello che è successo oggi. E voglio, anche qui voglio leggere una cosa, che, ed è una cosa che è successa pochi mesi dopo, e all'inizio del 1881, una volta, dopo il discorso di Mosca, lo scrittore Aleksandr Vasilievich Kruglov camminava sulla prospettiva Nevskij a Pietroburgo insieme a uno studente di medicina. Contro loro vede un Dostoevskij. Lo studente di medicina si toglie il berretto. Davvero conosce Fyodor Mikhailovich? Gli chiede Kruglov. Non lo conosco personalmente, risponde lo studente. Non mi sono inchinato. Ho scoperto il capo, come faccio sempre quando a Mosca passo davanti al monumento di Pushkin. Cioè Dostoevskij alla fine della sua vita diventa il più grande scrittore russo e può rispondere a quella domanda che si era fatto scendendo dalla casa di Bielinski: davvero sono così grande? Sì, davvero è così grande. Ecco. E allora, una cosa, quando si racconta, io intanto che scrivevo questo romanzo avevo dei problemi perché mi chiedevo: ma chi ti credi essere, Arrigo Petacco? Perché io non ho mai scritto delle biografie, no? Però mi sembra davvero, sapendone poco, che la vita di Dostoevskij si legga come un romanzo, no? È davvero, solo che non è un romanzo russo. Voi sapete che io ho imparato qualche anno fa da un ragazzo che faceva un corso e che era un appassionato di cinema muto, che nel gergo del cinema muto il contrario del lieto fine si chiama finale alla russa, e si capisce perché i romanzi russi, io dico nel libro, ed è una cosa che mi piace ripetere, che a me piacciono due cose che fanno piangere: la letteratura russa e le partite del Parma. Io sono di Parma e sono un tifoso del Parma. E Chekhov diceva che in Russia un ottimista è un pessimista male informato, cioè lui crede di essere un ottimista, ma se si informasse scoprirebbe che non è così. E la vita di Dostoevskij finisce, uno spoiler, lui muore, finisce che però muore nel momento in cui, cioè è davvero una vita che insomma memorabile, e dove io sono stato al museo, il museo Dostoevskij in un altro vicolo di Pietroburgo che si chiama Kuznetsny Piriulo, che è il vicolo dei fabbri, ed è nella casa, nell'ultima casa abitata da Dostoevskij e da Anna Grigorievna, e sarà un'impressione, ma lì io tutte le volte che ci vado ho l'impressione che lì questa coppia abbia finalmente trovato la pace, come il maestro alla fine del maestro Margherita, no? Non la luce ma la pace. E io avrei ancora una cosa da raccontare, però dimmi tu quando vuoi. No, ma finiamo così, quindi, perché è la cosa sulla quale finiamo di solito. Allora ti faccio una domanda in mezzo, perché tu hai tradotto un romanzo di Dostoevskij, mi piacerebbe che dicessi qualcosa, La memoria del sottosuolo, anche perché è un modo per fare magari un piccolo affondo anche di stile. Io ho tradotto Memorie del sottosuolo, che è un libro straordinario secondo me, e nel libro racconto, che è scritto in un modo incredibile, l'inizio di Memorie del sottosuolo è: «Я человек больной, я злой человек, не привлекатель, не я человек. Я думаю, что мне болит плечо». Che sono quattro frasi, e le prime tre c'è sempre «я», il pronome, c'è la viec, il sostantivo, ya significa io, c'è la viec significa uomo, e l'aggettivo bal noi sloi e neprivlecate. Sono in tutte e tre le frasi, ma si cambiano di posto. Ya c'è la viec bal noi, ya sloi c'è la viec, neprivlecate ni ya c'è la viec. È una cosa che fa girare la testa, al tanto che è fatta bene. Si potrebbe tradurre così: io sono un uomo malato, un uomo cattivo, sono un brutto uomo, sono io. Credo di essere malato di fegato. Solo con l'involucro sonoro della frase, Dostoevskij ci dà il carattere del personaggio. L'uomo del sottosuolo, disperato, ridicolo, inconcludente, compiaciuto della propria volgarità,
è così simile a noi, è già tutto lì. Ya ce la viec pal noi, ya sloi ce la viec, nie privlicate il ya ce la viec. Questo è un esempio minuscolo di una cosa, della capacità di Fyodor Mikhailovich di lavorare con le parole. Molti dicono, a partire da Tolstoj, che Dostoevskij è una lingua orribile. Secondo me si sbaglia. Dostoevskij è una lingua meravigliosa. Fa parlare i personaggi come parlano loro, non li fa parlare bene. Non è gente che ha studiato, oppure che ha studiato ma che non vuole studiare. L'uomo del sottosuolo è uno che dice che 2 più 2 delle volte fa 5, non fa mica sempre 4. Ed è giusto che parli così, è uno storto, non può parlare in un modo corretto, non è uno dell'Accademia della Crusca, ecco, parlare di un, per introdurre un riferimento italiano. E c'è un'altra frase memorabile in Memoria Sottosuolo, che è la frase che abbiamo messo in quarta di copertina, ed è una frase che io Memoria Sottosuolo l'ho letto forse che avevo 20 anni, ed è una frase che quando l'ho letta mi ha fatto arrabbiare, mi sono offeso con l'uomo in sottosuolo e con Dostoevskij. La frase è: io sono poi da solo e loro sono tutti, e io mi sono offeso perché mi sembrava che mi avesse plagiato, mi sembrava di essere io quello che era da solo e gli altri sono tutti. E dopo, quando io per scrivere questo romanzo ho riletto tutto Dostoevskij oltre le cose, e una sera io avevo appena riletto Delitto e Castigo, Memoria del Sottosuolo, sono andato a cena, ho chiesto a mia figlia che aveva 15 anni allora, se lei ci aveva mai pensato che lei è da sola e gli altri sono tutti. E lei ha taciuto un po', poi mi ha detto: altro che, se ci ho pensato. E la redattrice di questo romanzo, che si chiama Alessandra Mascaretti, e che ha 2 figli, che all'epoca avevano 13 e 16 anni, ha chiesto a tutte e due se loro ci avevano mai pensato che loro sono da soli e gli altri sono tutti, e loro le hanno detto: altro che. Allora, questo signore qua, che è nato 201 anni fa ormai, a 3.000 chilometri di distanza, in una frase semplicissima, senza nessuna retorica, ci sbatte sotto gli occhi un sentimento che 3 ragazzi nati in Italia nel XXI secolo custodiscono come un loro segreto. Questo è un piccolissimo esempio di una letteratura che vince il tempo e lo spazio. È una cosa minuscola, ma è una cosa eloquente, ecco, mi sembra. E su suggerimento di Alessandra, noi abbiamo messo questa frase di Dostoevskij in quarta copertina, e questa io insegno traduzione dal russo alla IUM di Milano, e questa è la prima frase che faccio tradurre a chi viene da me agli ultimi 2 anni alla specialistica. Allora puoi concludere. Posso concludere e concludo con una cosa, che con la fine del libro, che ha una storia stranissima, perché il libro è uscito e poi io stavo correggendo un'altra bellissima, secondo me, biografia di Dostoevskij, composta dal direttore del Museo Dostoevskij, che è un signore che si chiama Pavel Fokin, che ha composto un testo di 400 pagine, una biografia di Dostoevskij fatta tutta di pezzi di persone che hanno conosciuto Dostoevskij. Per esempio, c'è un capitolo sull'aspetto di Dostoevskij, ci sono 20 descrizioni di Dostoevskij nelle varie fasi. C'è un capitolo sul carattere, c'è il paragrafo su cosa mangiava, cosa gli piaceva da mangiare, c'è la parte dove lui studia ingegneria navale, c'è l'esordio letterario, no? che adesso abbiamo raccontato, descritto da lui nelle sue memorie e da tutti quelli che gli stavano intorno. È un libro molto bello, che hanno tradotto 4 ragazze che erano le mie studentesse, adesso sono tutte 4 laureate, erano le mie studentesse della IULM, è uscito per UTET. Il libro in russo si chiama Dostoevskij bez glianza, che significa, si potrebbe tradurre, Dostoevskij senza orpelli o Dostoevskij senza fronzoli. Adesso a me e anche alle 4 ragazze orpelli e fronzoli ci sembrano dei fronzoli e degli orpelli in Italia, cioè mettere in un titolo quelle parole. Allora con Giada, Francesca, Irene e Verdiana, avevamo pensato un titolo che ci piaceva,
che era Dostoevskij senza tante balle, che sembrava un titolo eloquente, che è solo che la casa editrice ce l'ha rifiutato, perché il libro sarebbe dovuto uscire nel 2021, che era il bicentenario della nascita di Dostoevskij, e insieme a tanti altri libri immaginavamo di Dostoevskij. E quindi l'editore, il direttore editoriale Mattia De Bernardis ha detto: è come se noi dicessimo che gli altri invece c'hanno delle balle, cioè che, e non era un discorso assurdo, ecco, era anche ragionevole. Quindi il libro si intitola Un certo Dostoevskij, che è un bel titolo alla fine, ecco, non così bello come senza tante balle, ma l'abbiamo accettato alla fine. E allora io, uscito Sanguina ancora, lavoravo alla revisione della traduzione di queste ragazze e ho trovato una cosa che avevo già letto, ma che non, e che era il vero finale del libro. Ecco. Il libro finiva con... c'era una cosa che a me piace molto, che vi leggo anche quella. Il primo finale del libro era questo qua. Si intitola Il babbo ed è il capitolo 13, paragrafo 20. Dice: pochi mesi dopo il discorso moscovita, il 28 gennaio del 1881, alle 8:36 di sera, Dostoevskij muore di enfisema polmonare. Se andate al museo Dostoevskij in vicolo dei Fabbri a Pietroburgo, vedrete una scatola di tabacco della ditta La Ferme con su scritto matita: 28 gennaio 1881. Oggi è morto il babbo. È la grafia della figlia Lyubov, che allora aveva 11 anni. E poi c'è scritto fine. A me mi piace alla fine dei romanzi scrivere fine, per essere chiaro che il libro finisce lì. Non so, è un mio vizio, insomma. E quindi era uscito così, con la sua fine e tutto, e poi io leggo sto pezzetto e mi sembra, no, ma la fine vera è questa qua. Allora scrivo Alberto Rollo, che è quello che mi ha seguito, e gli dico: Alberto, c'è un problema, che ho trovato un'altra fine. E gliel'ho mandata e lui mi ha risposto e mi ha detto: sai che hai ragione, adesso sento gli impaginatori se possiamo farlo, perché bisognava vedere se si cambiava pagina, se si spaginava, era un po' un disastro, bisognava rifare. E per fortuna è una cosa breve e non abbiamo spaginato, e nelle edizioni successive c'è questa nuova fine. Quindi ci sono due romanzi in giro. Quindi forse qualcuno di voi ha un romanzo senza la vera fine. Se qualcuno di voi ha comprato la prima edizione del libro, io a questo punto di solito do la mia mail, perché se volete, chi ha comprato la prima edizione, non usatela per scrivermi delle cose lunghissime per mandarmi delle cose che avete scritto voi, perché mi è successo. Però la mia mail è paolo.nori@gmail.com. Se avete la prima edizione del libro e volete la fine, io ve la mando, e l'ho già fatto con tanti, e mi dispiace, ma è successo così, proprio una cosa non mi era mai successa. Io ho pubblicato più di 40 libri e Alberto mi ha detto che non è mai che lavora in editoria da più di 40 anni, che non è mai successo neanche a lui, ma invece qui è successo. Quindi io l'ultima cosa che vorrei fare prima di salutarvi, di ringraziarvi, è leggere questa cosa della fine. Però magari prima diciamo ancora qualcos'altro, oppure no? Tu hai qualcosa in mente che volevi dire? Beh, noi volevamo dirvi, ma ormai l'avete capito, che non avremmo parlato di geopolitica, però forse ormai è un po' tardi precisarlo. Va bene. Allora, dopo alla fine c'è una postazione, se qualcuno vuole... quella cosa lì dovevo dire. No, l'ho detta io. Va bene, quindi sì, con questo io sono sempre molto contento di venire qui a Torino, al Salone del Libro. È proprio un posto al Salone del Libro, ho detto, al Circolo dei Lettori, è proprio un posto dove mi sento a casa, ecco, dove mi sento che vado in un bellissimo albergo, cioè ci sono tutta una serie di cose che mi piacciono molto, ecco. E grazie di questo invito. Non succederà mai più che venga a presentare due volte lo stesso libro, ma sono stato molto fortunato questo giro, e ringraziamo anche la rettrice, la Bicocca, che è la...
l'artefice di questa fortuna. Allora, l'ultimo paragrafo è il 13.21, si intitola Un amico e fa così. Racconta la figlia di Dostoevskij, Lyubov, che alla veglia funebre di suo padre, quando è arrivato un inviato della corte a informare sua mamma, Anna Grigorievna, che a nome di Alessandro II le era stata assegnata una pensione statale e che era stato deciso di educare i suoi figli a spese dello Stato, lei, Anna Grigorievna, si è alzata tutta contenta per dare la bella notizia a suo marito, che era morto. In quel momento, ha detto Anna Grigorievna, mi sono resa conto per la prima volta che da allora in poi avrei dovuto vivere da sola e che non avevo più un amico con cui poter condividere la gioia e il dolore. Fine. Sanguina ancora lo trovate fuori e Paolo vi aspetta qui, dopo che vi ha dato la mail, forse vi dà anche l'indirizzo di casa, venite qua.